Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della The Sims 4 Franchising Restaurant Challenge. Io sono Giove e questo è l'episodio 8, dove è l'episodio 7 e qua siamo stati nel nuovo ristorante Tang Sing. Abbiamo inaugurato il ristorante con un nuovo menù, nuovi dipendenti e anche con la prima apertura e anche col primo arrivo di un critico culinario. E quindi il nostro ristorante si è fatto conoscere ed è arrivato a 2 stelle e mezzo. Eccoci qui nell'episodio 8. Allora, vediamo Lisa che stava curando un pochettino il giardinetto fuori alla loro casa ristorante. Che patatine! Sergio è appena tornato dal veterinario perché la nostra Lulu si era come sempre ammalata del graffio dello scoiattolo e l'abbiamo curata con un bellissimo cono. Sì, ormai ce la ricorderemo sempre con il cono, la nostra Lulu. E in questo episodio che cosa faremo? Andremo di nuovo nel nostro ristorante Tang Sing per fare la seconda apertura. Dobbiamo un poco far spiccare il volo a questo ristorante e poi vedremo un pochettino cosa Sergio ha in mente, perché ha in mente qualche piano malvagio contro Lisa. Scopriremo tutto nel corso dell'episodio. Allora, andiamo subito al ristorante Tang Sing e direi di viaggiare. E rieccoci qui al nostro ristorante Tang Sing, il nostro nuovissimo ristorante. Mi avete dato dei pareri positivi sul ristorante e vi piace. Qualcuno mi ha detto che lo stile è forse un poco troppo scuro, ma dà un tocco di eleganza. E sì, avete ragione perché volevo fare un ristorante un pochettino più elegante, diciamo. Io sono soddisfatto, dai, per ora lo lasciamo così. Anche se poi potremmo fare tranquillamente modifiche in futuro. Allora, direi subito di aprire. Ed eccoci qui. Ora siamo aperti. Anche se vorrei cambiare qualche impostazione. Per esempio, il ricarico prezzo lo mettiamo al nostro 300% tanto amato. E poi nel menu vorrei togliere le cose più economiche, sinceramente. Perché per la prima apertura va bene. Ma vorrei mettere. Vabbè, dai, va bene come menu. Sì, ok. Va bene, tanto il ricarico del 300% fa il suo. Allora, direi di entrare e aspettiamo che arrivino i nostri amati dipendenti. Ecco qui, allora, sono arrivati. Nel frattempo potete chiacchierare un pochettino, dichiarare amore eterno, vai. Nel frattempo arrivano i nostri dipendenti. Abbiamo il nostro cuoco. Ecco qui, guardate come la sta ammaliando. La sta ammaliando proprio, cioè, una cosa incredibile. Nel club comunque famiglia allargata, Emanuele non c'entrava perché era già in 3 club, è già in 3 club, quindi in questo anche non ci entra. Quindi in realtà non ha molto senso questo club. Solamente magari per invitare le bambine, però non ha troppo senso. Sì. Vabbè, poi vedrò cosa farmene, anche se penso che magari lo eliminerò. Allora, facciamo dei discorsi motivanti intanto ai nostri dipendenti. Li lodiamo e facciamo dei discorsi motivanti anche per non farli demoralizzare e per non farli andare via. Allora, lodiamo e pronunciamo un altro discorso motivante. E poi c'è anche la nostra direttrice di sala. Oddio, è arrivato di nuovo il critico. Ma veramente vi state prendendo in giro? L'altra volta è arrivato quell'altro. Questa volta è arrivato questo con lo chatouche. Si chiama Genji. Genji, come il cane si chiama. Va bene. Ok, se lo dici tu. Ok. Loda. Ci sono un sacco di clienti. Mamma mia, mi sa che si è fatto una bella pubblicità al ristorante. Aspettate che devo togliere sto pannello qua gigante. Ok. Facciamo anche altri discorsi motivanti. Qua nel frattempo c'è il critico. Ma perché il critico? Sperando che ci dia una bella valutazione. Speriamo. E adesso vai a lavorare. E il nostro critico è un cliente curioso, vuole un consiglio sui piatti. Cosa gli consigliamo? Allora, consigliamo le cose più costose, gli consigliamo una bellissima zebra frizzante, anche se io direi di prendere un Tang Sing. Dai, prendiamo il piatto della casa. E poi o prendiamo il ramen o l'involtino di bambù, anche se non vorrei andare sul troppo rischioso e gli diamo i ramen. Perché ci deve dare una bella opinione positiva del ristorante, quindi non voglio che succeda qualcosa di brutto con il cibo. Diamo anche il benvenuto. Nel frattempo vediamo anche gli altri che si siedono. C'è quest'altro cliente curioso, quindi gli diamo la stessa identica cosa. Tang Sing, e questa volta proviamo con l'involtino di bambù ancestrale glassato. Vai. Poi diamo anche il benvenuto, giustamente. Questo mi pare anche normale. Diamo il benvenuto. E controlliamo anche la situazione, visto che ci troviamo e controlliamo anche la situazione.
frattempo qua il nostro critico come pensa che siamo? Siamo cordiali? Speriamo che ci dia una bella valutazione anche da 4 stelle. Sarei contento se me ne desse una così. Perché loro sono a 2 e il personale potrebbe essere più cordiale. Mi sa che non è andato benissimo la direttrice di sala. Forza, diamo il benvenuto anche a questi altri due signori. Che è successo? Il personale potrebbe essere più cordiale ancora. Peccato, perché mi sa che il personale fa comunque scendere le valutazioni di tutto. A chi arriva prima il piatto? Alla signorina in arancione. Sì, perché lei è stata la prima a ordinare. Nel frattempo il critico fa amicizia anche con i clienti, magari per sapere le loro opinioni. Potrebbe essere. Però nel frattempo non arriva più nessuno. Dai, facciamo una bella apertura. Lo sapete che mi sa che il critico non ha proprio ordinato? Mi sa che non ha proprio ordinato e mi sa che si buggerà. Che bellezza. E infatti, facciamo una cosa. Invece di fare così, lo reimpostiamo come se non fosse un cliente. Vediamo se riusciamo. Perché sinceramente questi bug mi danno fastidio. Reimposta. Vai. Oddio no, ho tolto pure loro. Ho fatto un guaio. Ok, dai. I trucchi questa volta diciamo che ci è andato bene, perché almeno in questa maniera lui non ci dà la valutazione super negativa. Perché dai, questi bug sono un po' tremendi. Non possiamo sempre essere schiavi dei bug. Non ce lo meritiamo. Nel frattempo questi clienti sono resettati. Ci hanno dato 3 stelle. Nel frattempo non si sa quanto ci darà il critico però. 3 stelle, 3 stelle, perfetto. Vediamo un po' anche i nuovi clienti. Vabbè, dai. Ok, il critico sa che mi ha dato 1 di valutazione lo stesso. Ok, quindi non ho fatto niente. È pazzesco, non ho dovuto aspettare così tanto nemmeno per il mio nuovo telefono il giorno dell'uscita. Addio. Grazie, ti vogliamo tanto bene, critico. Ed è arrivato l'altro. Grazie. È arrivato l'altro critico. Comunque mi sa che questo mangiamo fuori è un po' buggato con i critici. Io mi ricordo che tipo quando lo comprai inizialmente il pack, i critici nemmeno si vedevano col binocolo. Adesso invece li vedo ogni secondo con questa challenge. Mi sa che è cambiato qualcosa. Forza, direi di far entrare tutti questi clienti che si trovano qua accalcati. E poi direi di chiudere. Dai, facciamo una apertura semplice, piccolina. Diamo il benvenuto al nostro critico, almeno dai, una valutazione da 3 stelle, 2 stelle e mezzo, no, anche 4 stelle, dai, puntiamo al 4 stelle, lo spero. Ok, diamo il benvenuto a tutti, il servizio del locale è fantastico. Ok, dai, sono contento, speriamo che si siano... Ah, aspetta, la signora dentifrice è tornata. Arianna Rinaldi, sì, ormai ci dobbiamo rassegnare. Sempre qui, non l'avevo nemmeno notata, la signora dentifricio. Ok, comunque lui a 3 stelle sta ordinando, perfetto, non è buggato. Almeno questo. Almeno non è buggato, così possiamo fare un'apertura senza problemi. E senza bug, soprattutto. Beh, aspettiamo che arrivino i primi piatti. Lì c'è già una cloche pronta, mi pare. Infatti è arrivato il cibo. Allora, la signora dentifricio, che si è presa il bambù, che è di qualità normale. Ok, tutto di qualità normale. Sì, perfetto, la cuoca sta migliorando allora, dai. Adesso vediamo un pochettino anche il critico, se arriva il cibo del critico. Vediamo cosa gli arriva, cosa ha ordinato. Allora, ha ordinato la tempura, sì, direi che è in tema. E poi ho ordinato una miscela di vino bianco. Vediamo un pochettino se gli piace il cibo. Controlliamo anche la situazione, anche per farci notare. Salve, come va? Di suo gradimento? Speriamo che ci dia 4 stelle, io lo spero. Dopo la bella batosta della stella povera dell'altro critico, speriamo che riusciamo a rimediare. Ok, se ne sta andando, recensione da 3 stelle, vabbè, quindi una recensione indifferente che non ci ha fatto niente, non ci ha fatto né risalire né riscendere, niente.
Peccato, una recensione veramente neutrale. Peccato, veramente peccato. Diamo il benvenuto anche a loro, loro che sono appena entrati. Controlliamo la situazione al tavolo. Stanno ordinando per caso? Sì, ecco, infatti arriva la cloche. Aspettiamo che arrivi il cibo anche per loro, anche se ci sono anche questi clienti, quindi dobbiamo aspettare anche a loro che se ne vanno. Loro hanno ordinato dei panini. Va bene, molto semplice in effetti per un locale come questo. Direi molto minimal. Se ne sono andati anche qui i clienti. Mi sa che siamo ritornati 3 stelle. Perfetto. Allora forse la valutazione del critico è servita. Dai, 3 stelle. Il prezzo lo trova buono. Sì, perché lui è un riccone. E va bene. Adesso cominciano a sentire la stanchezza purtroppo i nostri dipendenti. Quindi direi che possiamo chiudere. Ci siamo fatti 774, quindi un bel po' di soldi. Qui i nostri dipendenti stanno aumentando sempre più. Anche lo chef è molto bravo. Sì, infatti a livello 3, a livello 3 di alta cucina. L'eccellenza e il tocco personale, mentre il servizio e la qualità possono sempre migliorare. E poi siamo migliorati della valutazione di mezza stella. Quindi direi che siamo andati benissimo. A questo punto, che ore sono? È abbastanza tardino. Sono anche un poco stanchi, quindi facciamoli tornare al ristorante pizza e patatine. Mandiamoli a casa. Ed eccoci qui di nuovo al nostro pizza e patatine che ha 4 stelle di valutazione. Non abbiamo fatto una nuova apertura, ma direi di farli tornare subito a dormire perché sono parecchio stanchi. Lui si è andato, penso sempre sia rimasto lì. Vabbè, portiamolo qua. Ok, è arrivato e quindi possiamo mandare anche a lui a dormire. Anzi, facciamo una cosa. Penso che da parecchio che non lo facciano, quindi facciamolo. 1, 2, 3 and go. Nel frattempo qui la TV è rotta. Peccato. Mi sa che la dobbiamo aggiustare, però poi lo facciamo perché non possiamo spendere soldi inutili. E no, mi sa che non hanno accettato di fare quello che volevo che facevano. Quindi facciamoli andare a dormire direttamente. E poi ci vediamo quando si è fatta mattina. Ed eccoci qui, si è fatta mattina, in realtà sono le 2. Quindi si è fatto parecchio tardi, ho soddisfatto tutti i bisogni dei miei simmini. Eccoli qua, finalmente lei deve farsi una doccia però. Ok. Nel frattempo Sergio ha bevuto da Lisa, poverina. E qui ho deciso di fare una piccola apertura anche qua, fino alla sera. Perché poi la sera Sergio deve attuare il suo piano malvagio. Mi sto mettendo ansia, anche se non è niente di ansioso o di wow, però. Forza. Facciamo una piccola apertura di pomeriggio. E poi facciamo questa cosa che voglio fare. Nel frattempo qua le valutazioni sono sempre molto più alte, i prezzi sono molto più alti, quindi comunque parliamo di cose molto molto diverse rispetto al secondo ristorante che abbiamo aperto da pochissimo. Nel frattempo questi due non sono molto soddisfatti dell'atmosfera. Non sono soddisfatti, mi sa che vedono l'ambiente un poco sudicio. Devo pulire allora. Pulisci, pulisci, pulisci un poco. Perché uno... Si potrebbe migliorare un po' l'arredamento. Mamma mia, questo qui che è successo? Per un po' di arredamento si è addirittura ridotto a una stella. Mi sembra un po' esagerato per un po' di arredamento, una stella. Togliamo qui tutti questi, tutta questa roba, sperando che questo qui non ci faccia crollare la valutazione. Questo qui invece 4 stelle, vedi, questo qui è più bravo, questo signore è più bravo e ci dà più stelle. Vediamo un po' anche come va il cibo questa volta. Il cibo sicuramente è buono, però non so se il prezzo piace. Martina nel frattempo chiede di passare del tempo assieme la sera per andare alle scogliere. Non accettiamo, però sarebbe un'idea molto carina. Lui ha preso i petali d'amore di pancetta saporita. Mangia ed esamina. Ok. Vediamo un po' se a loro piace il cibo. Penso di sì. E basta, dai. Direi di ammettere solamente loro. Non ammettiamo altri clienti. Il cibo è piaciuto. Vediamo. No, se n'è andato pure quello. Ok. 4 stelle. Sì, ok. Il cibo è piaciuto. Perfetto. A lui è arrivato. Sì. I tempi d'attesa non è contento. Però il cibo è contento. Eh no, questo qui si era buggato. Perfetto, siamo una stella con questo qui.
la rovina proprio, ci rovinerà, però dai. Pure loro stanno a 4 stelle, direi perfetto. Sperando che le 4 stelle prevalgano sull'una stella. Però non lo so, non so come andrà. I prezzi pure a loro sono piaciuti perché sono belli ricconi. Perfetto. Lui pure si è buggato. Che bellezza. Un'apertura fenomenale. Sì, direi proprio fenomenale. Siamo ritornati a 3 stelle e mezzo. Vabbè, per mezza stella fa niente. Allora, ci siamo fatti 1028 ci siamo fatti. Guarda, ci siamo fatti 1028 niente. Ok. Deve migliorare l'atmosfera e il tempo d'attesa, mentre il servizio è eccellente. Lei è molto molto soddisfatta. Perfetto. E loro stanno aumentando sempre più. Ormai sono anche loro quasi a livello massimo come la direttrice. Sì sì, ormai sono avantissime e questo ristorante sta andando veramente a gonfie vele. Allora, lei come sta? Sta bene, a parte il morso recente di Sergio. Ma io direi di andare dove Sergio vuole portare la nostra Lisa. Quindi viaggiamo. Ed eccoci qui, nel luogo in cui voleva portare Sergio alla nostra Lisa. Siamo nell'isoletta di Brindleton Bay, nelle scoperte d'erba morta, dove già siamo venuti con Emanuele e Lisa. Eccoci qui di nuovo con Sergio. Allora, qui veramente c'è un panorama spettacolare, veramente bellissima l'ambientazione. Infatti voglio fare delle foto, cioè guardate che bellezza. È bellissimo secondo me. È fatto veramente bene. Io faccio delle foto. Perfetto. E direi che possiamo cominciare magari anche a chiacchierare con la nostra Lisa. Anche se ti puoi togliere magari il grembiule, che non ci piace. Il grembiule non ci piace. Direi di venire un pochettino qui. Allora, recita una poesia d'amore. Sì, dai, facciamo qualcosa di flirtante. Mi sono portato anche a Lulu. Vediamo un pochettino cosa combina in mezzo a tutte queste cose. Nel frattempo vediamo un pochettino di approfondire la relazione amorosa di Lisa. Dai, vediamo un pochettino, perché fra loro due sta andando veramente bene. Deve aumentare solamente un po' con l'amicizia. E quale posto migliore per farlo? Ovviamente qui, l'isolotto. No, c'è il fantasma del cagnolino, Capitano Whittaker. Vabbè, dai. Chiedi della carriera. Ok, come se non vi conosceste. Dov'è finita lei? Perché deve venire qui a... Chiama da te il gruppo, vai. Ma no, sono... Zippo, è arrivato pure Zippo. Manda un bacio. Dai, facciamo un poco di amicizia. Vorrei fare anche romanzia, sarebbe una cosa molto carina. Chiedi di fare romanzia, cioè, per caso? Chiedi di ammirare le stelle, ecco qua, dai. Facciamo qualcosa di romantico sotto le stelle, vai. Anche se ci sono i cagnolini fantasma. Ecco qui. E poi c'è Lulu che chiede tutto il tempo una lettiera. Ma vai a fare i bisogni dove vuoi. I gattini che non sanno fare i bisogni dove vogliono. Ma si è attaccata Lulu, mamma mia. Si è attaccata. Scatta una foto insieme, vai. Invita a restare per la notte e diciamo che viviamo insieme, però, ok. Dai, fatevi un bel selfie. Aduliamo anche, abbracciamola, dai. Facciamola sentire la nostra moglie preferita, cioè la nostra fidanzata preferita. Condividiamo anche un segreto. Conversazione profonda. Chiediamo ancora di ammirare le stelle, dai, così fate ancora un po' di amicizia, un po' di interazioni romantiche. Nel frattempo, forse è in calore, lo sai, perché ho visto che c'erano dei cuoricini. Ci sono dei cuoricini che spuntano. Sapete che sarebbe una buona occasione per far... per provare la cosa con Winnie? Ok, è aumentata tantissimo la loro relazione. A questo punto direi di attuare il piano malvagio. Quindi proponiamo le nozze. Eh sì, questo è il piano malvagio di Sergio. Ecco qui. Ecco qui, guarda. Accetta. Ed ecco qui, finalmente sono
i promessi sposi, si devono solamente sposare. Quindi nei prossimi episodi, o magari proprio nel prossimo episodio della challenge, assisteremo al loro matrimonio. Chissà come reagirà Emanuele. Dai, finalmente loro si sposano. Ecco qua il loro, il piano malvagio che vi stavo tenendo nascosto, che poi vabbè. Allora, possiamo anche giocare con i cani fantasma? No, perché devo fare prima una cosa che ancora non abbiamo mai fatto insieme. Andiamo al faro, forza, andiamo al faro, al nostro bellissimo faro. Vieni qua, vieni qui insieme, vola qui come pipistrello insieme. Dai, venite tutti e due qua, perché ancora non avete fatto niente insieme su questo faro. Ecco qui, magari vi date un bel bacetto. Non pianificate subito l'evento nuziale, perché no, direi ancora no. Ecco qui, guardate quanto sono romantici. Nel frattempo il faro si mette a suonare tutto il tempo. E poi direi di fare una bella cosa. Che cos'è questo stato morale? Vista dal faro, il panorama mozzafiato che si gode dal faro di Middleton ha sollevato il morale di Lisa. Perfetto. E quindi questo farà ancora salire su di morale a Lisa? Vediamo un pochettino. Non so nemmeno bene com'è l'animazione, perché non l'ho mai provata questa cosa. Allora, vediamo un pochettino. Entrano. Dai, andate. Che succede? La luce del faro comincia a impazzire. Che cosa succede? Ok, è impazzita la luce del faro e spuntano cuoricini ovunque. Perfetto. Qualcosa del genere doveva pur succedere. Cioè, stanno distruggendo il faro, in poche parole. Si sta distruggendo, in pratica. Ho visto pure... Ecco qui, fuochi d'artificio. Perfetto. Ha fatto pure il suono il faro. Perfetto. Dai, avete finito? Che fanno? Escono? Uscite? Non li vedo. No, stanno ancora dentro. Aspettiamo che escono. Che? Non finiscono più. Ah, ecco qui. Perfetto. Adesso sono perfettamente innamorati. Sono contentissimi. Lulu ci ha portato un regalino. Grazie. Il regalo di nozze. Vediamo un pochettino che ci ha portato. Vediamo che ci ha portato Lulu come regalo di nozze. Vai. Nel frattempo lui è sporchissimo. E ci ha portato una pallina. Perfetto. Direi che possiamo tornare al ristorante. E poi ci possiamo tranquillamente salutare con questa bellissima notizia del matrimonio tra Sergio e Lisa. Aspettate, chi c'è qua? Lulu. Ma no, che cosa sta facendo? Ci sono delle piume però. No, è pesce. È il pesce. Quindi mi sa che si sta mangiando tipo il pesce. Aspettate, voglio provare una cosa. Vabbè, torniamo prima al ristorante. Oppure... No, dai, torniamo prima al ristorante. Vai. Ed eccoci qui al ristorante. Allora, lei deve soddisfare un pochettino i suoi bisogni. Quindi sali sopra e fai tutto quello che devi fare. Quindi vai in bagno, dormi, dai, facciamo così. Mentre tu puoi tornare insieme a Lulu, forza. Lui è molto soddisfatto, vedete? Sì, sì, è molto molto soddisfatto e ispirato. Anche la vista dal faro l'ha veramente ispirato, quindi direi di venire qui, fatti una bella doccia, visto che sei un poco sudicio. Zippo, ha fatto amicizia anche con Zippo, il povero cagnolino. Lulu è affamata, quindi dovremmo riempirle un pochettino la ciotola. Però volevo invitare Winnie, vai, invita Winnie. Winnie arriverà molto molto presto, perfetto, dai, aspettiamo che arrivi. Eccolo qua il nostro Winnie. Adesso andiamo dalla nostra Lulu. Proviamoci per un'altra volta. Anche se parecchi nei commenti mi hanno detto che è molto difficile che si accoppino due animali che non siano della stessa famiglia. Però io ci provo lo stesso, visto che c'è questa possibilità di farlo. E lei è anche in calore. Vediamo un pochettino se ci riusciamo. Tentar non nuoce alla fine. No, non si vogliono proprio. Non si vogliono. No, niente, non c'è niente. In realtà lei vorrebbe. Sì, vedete? Lei vorrebbe. Lulu si è accoppiata di recente.
Aspetta un giorno, no, non si vogliono proprio, quindi niente proprio da fare, non c'è niente, niente, niente da fare. Perfetto, quindi direi che per questo episodio può essere veramente tutto. Quindi in questo episodio siamo tornati al ristorante Tang Sing per fare la seconda apertura. Abbiamo visto, abbiamo riscontrato vari bug, abbiamo rincontrato la signora dentifricio e i nostri critici sono tornati. Uno ci ha dato una stella e uno 3 stelle. Poi siamo tornati qui, abbiamo aspettato che si faceva mattina, abbiamo fatto una mini apertura anche qua, anche se pure questa apertura non è stata chissà cosa, ci ha fatto scendere di mezza stella. Però poi Sergio ha dichiarato il suo amore a Lisa, passando una bella serata al faro con lei, facendo anche cuoricini nel faro e proponendole di sposarsi. Lei ha accettato senza dubbio e quindi fra pochissimo ci sarà il loro matrimonio. Va bene, quindi direi che per questo episodio può essere tutto. Vi invito a iscrivervi, lasciate tanti commenti con i vostri pareri, lasciate like e condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito anche a mettere mi piace alla pagina Facebook, a seguirmi su Instagram e a seguirmi anche sul canale Twitch, in cui ho fatto delle live, se volete andate a rivedere. E ce ne saranno ovviamente altri live appena riuscirò a farle. Per tutto quanto vi avviso sempre su Instagram, quindi il social più importante è Instagram. Ci vediamo al prossimo video e buon Sims a tutti!